Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Antonia, consulente di viaggi online per Evolution Travel e specialista in mete dalle acque cristalline. Costruiremo insieme la tua vacanza ideale nel bacino del Mediterraneo, ai Caraibi o nell'Oceano Indiano. Oggi siamo in Kenya e parliamo di esperienze subacquee. Se ti stai chiedendo, ma come sub in Kenya? Perché non è famosa Watamu per le immersioni? La risposta è non lo so, perché se ci penso le Maldive e il Mar Rosso sono famosissimi, Watamu molto meno, però ha un reef strepitoso, valeva assolutamente la pena fare un video per parlarne. Il parco marino di Watamu si estende per 30 km per 5 ed è ricco di punti di immersione che, tra l'altro, oltre a essere molto suggestivi, sono anche semplici perché si arriva a una profondità massima di 30 metri e in tutti c'è la possibilità di scendere con la corda o la catena. Per chi insomma ne sa qualcosa di immersioni, anche questo aspetto insomma è importante, soprattutto per chi magari non ha brevetti avanzati, quindi per gli open. Preciso che durante determinate escursioni mi viene in mente ad esempio il Safari Blu, di cui parlo in uno dei miei precedenti video, sono previste soste per lo snorkeling. E in occasione di queste soste potrete comunque assaporare, anche se non siete dei subacquei, quelle che sono le bellezze del reef e della flora e della fauna sottomarina. Ma tornando all'argomento specifico di questo video, noi ci siamo appoggiati al diving center dell'Lilipalm che si trova proprio di fronte a Mapango Beach a Watamu. Abbiamo trovato un personale strepitoso, una disponibilità fuori dal comune. Te ne racconto una su tutte. Uno dei due signori che ci ha assistito, con un colpo d'occhio, ha indovinato taglia della muta e delle pinne, sia per me che per mio marito. Io sono rimasta a bocca aperta. Ci hanno coccolati come non mai, sulla barca eravamo tre clienti e tre dell'equipaggio. Sono stati carinissimi, ovviamente tè, biscottini d'obbligo nella sosta tra un tuffo e l'altro, quando in Italia a stento in certi diving danno un bicchiere d'acqua. Non contenti di ciò, ci hanno fatto anche il cambio bombole loro e non ci hanno nemmeno chiesto di risciacquare l'attrezzatura quando siamo rientrati. Più viziati di così veramente non è possibile. Aspetti negativi? Sì, uno. Che dovevo tornare tipo il giorno dopo, quindi ho potuto fare solo due tuffi nell'ambito di una mattinata. Prima di lasciare spazio alle immagini, ti ricordo che in descrizione trovi il link per prenotare direttamente la chiamata con me. Quindi se sei pronto e carico, contattami, perché con me parti sereno e rilassato e mi occupo di tutto io. A presto, ci vediamo nei prossimi video. Ciao!